Bentornati su Giochi Fantasma. Questa volta giochiamo un gioco mai uscito che si intitola Drax Evil Blood, ovvero Drax dal sangue malvagio. Credo che sia un gioco con protagonista un vampiro, però non lo so perché non l'ho mai provato. Proviamolo insieme. Allora, questo che vi faccio vedere è una versione, ovviamente preview, una versione mai uscita sul mercato, una versione alfa o forse beta del gioco, quindi no, non completa, e che è stata craccata e fixata da Onslaught, che è un famoso gruppo della scena Commodore. Le musiche delle Cracto sono sempre fantastiche. Allora, Ian Coog, che lavora sia per gli Onslaught che per gli Yokuto Force a quanto pare, l'ha fixato sta preview, l'ha sistemata, gli ha messo pure il trainer, ha fatto un bel lavoretto, l'ha sprodetta, l'ha compattata, ha fatto un po' tutto e ci ha messo pure la schermata. Guardate che bella! The Thunder Pit. Ah no, questi sono altri pirati, sono i Thunder Pit. Molto bella sta schermata però, c'è questa specie di mostro. La musica è di un gioco famoso che conoscete, Nemesis the Warlock, uno dei gio miei giochi di culto che già abbiamo portato sia io che il mitico ATP, ci ha fatto una puntata molto dettagliata su quel gioco. Se volete andatevela a vedere che l'ha molto approfondito, eh. Ok, andiamo a giocare. Allora, vediamo un po' questo Drax Evil Blood, vediamo un po'. Fa Drax somiglia un po' a Dracula, no? Poi Evil Blood. C'è un po' un'assonanza con Vlad, no? Vlad Tepes, che era il vero Dracula, no? Che in realtà non era un vampiro, ma era un monarca rumeno. Ok. Vita infinita, l'energia infinita? No. I nemici hanno solo una barra energia? No. Ok, Drax Evil Blood. Un millennio prima della vita come la conosciamo, venne una piaga. Una piaga così malvagia e grottesca che si lasciò dietro una scia di morte, distruzione e dispondenza, che vuol dire? È venuto, poi passò che due grandi dei dell'Olimpo, chiamati John 90 e Dottor Tanglemass, che sono i programmatori di sto gioco, guardarono giù verso il pianeta che stava marcendo, e una volta chiamato Terra, e con la loro saggezza decisero di avere pietà del pianeta e liberare una volta per tutto queste terre dalla piaga, oppure dai nani del caos. E che sono i nani del caos? La loro pietà prese forma di un uomo così, senza scrupoli, in cerca della distruzione di queste manifestazioni malvagie dei nani. Vabbè, insomma, questa trama non c'ha senso, regà, vaffanculo. E poi la musica è rippata da un altro gioco, eh. Get ready, dice. Allora, Drax Evil Blood, eccolo qua, che è una specie di vampirone che deve ammazzare i nani. Eccolo qua, questo è lui. Ma no, aspetta. A capocciate? Ma li devo ammazzare a capocciate? Ma che cazzo? Ma che è sta roba? Ma guardate che animazione c'ha! Allora, c'è una cifra di parallasse in questo gioco, eh? Ma il gioco è tremendo, però. È ingiocabile, raga, i controlli sono so tremendi. Non si riesce a controllare bene. Si può saltare solo in alto, non si può saltare in diagonale. E non riesco a prendere i nemici per ammazzarli. Hanno preso uno. Mi è sfuggito, cioè li devi prendere proprio. Come funziona sto gioco? E non riesco a sollevarlo. E qui è buggatissimo sto gioco, regà. È una cosa pazzesca. È una schifezza immonda sto gioco. Altro che i dei dell'Olimpo che hanno pietà della terra. Ma che cacchio sta. Ma è uno schifo sto gioco, regà. Questo va diritto su GDC, eh. Giochi diversamente consigliabili. Giochi decisamente caccolosi.
A capocciate devo ammazzare i nani. Questi sono i nani di Richard Benson, che diceva i nani. L'ho fatto volare, ma è buggato, sono invece di volare uno sono volati tre. Ma come funziona? Non si capisce come si ammazzano i nani. Porca puttana. Ma sto gioco è una schifezza totale. Cioè i controlli sono completamente idioti. Non si riesce a fare un cacchio. Come funzionano i controlli? Ma non si controlla un cacchio. Ma vaffanculo. Niente, so sbattere il nano per terra. Ma sto gioco è una schifezza indicibile. Ok, sono riuscito a sbattere un nano per aria. Ma che è? Ma vaffanculo. Ma che cacchio. Ma non riesco a prendere i nemici. Ma che è sto schifo? Ma vaffanculo. Ma non funziona sto gioco. Ma che è? Invece di sparare salta qui. Ma che cacchio fai? Ma perché i controlli sono così? Non si riesce a fare un cacchio sto gioco. Porca vacca. Ok, ne ho preso uno. Ma come game over? Allora, il sample game over è preso da un gioco che si chiama Slime is Mine, che già l'ho nominato nella puntata quella dell'unboxing di quella C64. Vabbè, fammi un altro tentativo. Ok, get ready. Ok. Proprio quando i nani pensavano che potevano uscire all'aria aperta, e infatti io gli è meno. Ma perché non riesco? Non riesco a menargli a sti nani malefici. Ma non se menano i nani. Ma vaffanculo. Non riesco. Ma come funziona? Ma non va. Niente, non riesco più a piallare i nani mo, eh. Ma che è sto gioco? Ma vaffanculo. Aspetta, sono riuscito a sollevarlo. A uno gli ho menato. Ecco, l'ho buttato per aria. Ma non riesco. Che merda del gioco, raga. Veramente ingiocabile. Totalmente ingiocabile sto gioco, vi giuro. Io ci rinuncio. Ok. Ho ammazzato un altro nano. Io sto soffrendo con questo gioco, vi giuro ragazzi. Sto veramente soffrendo, non si riesce a giocare. Ma porca la vacca polacca! Perché non si ammazzano questi nani? Ma perché non funziona? Ma come funzionano sti controlli? Non vanno! Porco il cane! Ma vaffanculo! Poi il gioco è tutto uguale, va avanti è sempre uguale, eh. Niente, non riesco. Non va, non si riesco a menare i nani. Porca la vacca. Devi morire, nano. Mannaggia te. Nano piscuano. Mori, mortacci tua. Devi morire. Fatto 1950 punti, eh. Sì, sono riuscito. Mori pure te. No, 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 non mi far colpire dal nano. Nano ma... Game over, mi ha colpito il nano malefico. Niente ragazzi, sto gioco è veramente atroce. Va dritto sparato nei GDC. Giochi decisamente caccolosi. Sto gioco veramente tremendo. Io non ci voglio giocare mai più per tutta la vita mia. Sto gioco non lo caricherò mai più. Spero, spero. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi. Alla prossima. Porca vacca.